Ciao bambini! Dunque, in questi giorni c'è stato un po' di brutto tempo e io per non annoiarmi ho inventato un gioco per voi, o meglio, non è che l'ho proprio inventato, è un gioco che già esiste, però come sempre ho usato del materiale di riciclo per costruirlo insieme. Guardate un po' cosa ho fatto. Ho fatto tanti birilli colorati. Vediamo un po', ve li faccio vedere tutti. Me ne manca uno solo. Ne ho fatti 9, ma ne voglio fare 10. E adesso vediamo come si fa insieme. Dunque, io ho preso delle bottiglie del latte. Io ho preso queste piccoline da 250 ml, ma potete prendere le bottiglie da mezzo litro, le bottiglie da 1 litro, a seconda della grandezza della bottiglia saranno più o meno grandi i vostri birilli. A questo punto cosa dovete fare? Colorare le bottiglie di diversi colori. Quindi dovete ogni volta che finite il latte sciacquare la bottiglia, metterla a sgocciolare così senza tappo e poi quando sarà bella sgocciolata dovete colorarla. Allora io qua ho già preparato un po' di colore. Se non avete la tempera acrilica, perché sulla plastica ci vuole la tempera acrilica, potete usare della carta per ricoprirla, del cartoncino, vedete voi, potete decorarli, potete anche lasciarli bianchi. Certo, se sono tutti belli colorati è più bello. Togliamo il tappo, io tengo la bottiglia così per non sporcarmi e inizio a colorare. E naturalmente però, per fare più in fretta, l'ho preparata già colorata, così facciamo più alla svelta. Comunque, bambini, colorare le bottiglie di plastica è bellissimo perché la plastica è un materiale scivoloso e in un attimo si colora tantissimo spazio col pennello e la tempera. Vi dicevo, io ne ho già una colorata, eccola qua. Una volta che l'avrete colorata, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere dentro qualcosa per renderla un pochino più pesante, perché così è veramente troppo leggera. Allora, prendiamo, potete usare della sabbia, io non avevo la sabbia, ho preso del riso, però ho preso del riso un po' economico per non sprecare troppo, perché sprecare il riso per fare questo lavoro non è il massimo. Sarebbe meglio appunto trovare della sabbia, trovare qualcosa che pesi un pochino senza usare del cibo. Allora mettiamo il riso in una tazzina in modo da fare la stessa misura per tutte le bottigliette. Mettiamo l'imbuto e mettiamo il riso all'interno. Ok, poi mettiamo il tappo sulla nostra bottiglia. Per sicurezza io metto anche un bel pezzo di scotch in modo da essere sicura che non si apra e non fuoriesca il riso. E voilà, manca solo il numero. Qua faccio il numero 4 perché è il numero che mi manca nei birilli. Il numero 4. Eccolo qua. Lo scrivo anche sul tappo, perché l'ho scritto anche sulle altre bottiglie, perché ci sono delle bottiglie che sono molto scure, tipo questa qua, non si vede bene il numero lì, però si vede sopra, ok? Ok. Allora, adesso tutte le nostre bottigliette, tutti i nostri birilli sono pronti, quindi siamo pronti anche noi per giocare. Eccomi qua sul pavimento, pronta per giocare. Vediamo, qua ci sono tutte le nostre bottigliette, birilli. Ci mettiamo all'altro lato. Aspettate, ok, così si vede, direi, perfetto. E prendiamo una palla e dobbiamo colpire i birilli, cercando di buttarne giù il più possibile. Pronti, partenza? Via! Ne ho buttati solo due, ancora un tentativo. Via! Vado a recuperare la palla. Dovete prendere, bambini, una pallina un po' pesante, tipo pallina da tennis, altrimenti non si riesce. Pronti? Via, niente! Facciamo che al massimo 5 tentativi, bimbi?
Mi manca l'ultimo. L'ultimo tiro e... via! Bambini, li ho buttati giù quasi tutti. A questo punto devo vedere quanti birilli ho buttato giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se voglio conto i birilli. Oppure posso guardare, per i più grandi possono guardare il numerino che c'è sopra ad ogni birillo e fare la somma. In questo modo vedrete il punteggio. Va bene? Però si può giocare anche in un altro modo. Andiamo a vedere come. Dunque, prendiamo 5 piatti di carta bianchi e andiamo a colorarli di colori diversi. Io ne ho fatto uno arancione, eccolo qua, uno blu, uno rosso, uno giallo e uno verde. Una volta colorati, dovremo ritagliare la parte centrale. Allora io prendo un coperchietto, giro il piatto a rovescio, metto sopra il coperchio, traccio un cerchio e poi faccio il primo buchino con una forbicina e vado avanti a ritagliare con la forbicina o con una forbice più grande. Vedete voi. Eventualmente, una volta che li avete colorati, li fate asciugare e poi al limite vi fate aiutare a ritagliarli. Ok, ecco qua, guardate, vedete, ho ritagliato la parte centrale e mi è rimasto questo cerchio, uno arancione, uno rosso, uno blu, uno giallo e uno verde. E adesso andiamo a vedere come si gioca. Allora, come vedete, in questo caso non ho posizionato i birilli tutti vicini. Questa volta li ho messi belli distanti, perché adesso dovrò lanciare i miei cerchi e cercare di fare centro, cioè di infilare i birilli coi miei cerchi. Vediamo se ci riesco. Inizio a tirare quello blu. Niente! Tiro quello verde. Niente, è difficile, bambini. Lancio quello giallo. Oh, ne ho beccato uno, finalmente. Lancio quello arancione, speriamo che mi porti fortuna. Niente, mamma mia, com'è difficile. Lancio quello rosso. Oh, per fortuna. Allora, ho fatto questi punti. Anche in questo caso posso contare i birilli che ho infilato, oppure posso contare i punti guardando il numero che c'è sopra al mio birillo. Questo è il numero 3, questo è il numero 2. 3 più 2 fa 5, quindi ho fatto 5 punti. Ogni giocatore ha diritto a fare 5 lanci. E allora forza, divertitevi a colorare le bottiglie del latte e a giocare anche voi in compagnia. Come sempre, prima di giocare, io ho preparato un contenitore per i miei birilli. In questo caso avevo una cassettina della frutta, ho scritto prendi la mira. Si vede un po' poco perché c'era il colore ancora fresco, infatti si vede, guardate, mi sto pitturando tutta di bianco perché l'ho colorata e quindi si è sbiadito un po' il pennarello nero, poi al limite lo ripasso. Quindi in questa cassettina prendi la mira. Metto tutti i miei birilli, uno, cerchiamo i numeri, 2, vediamo un po', 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mettiamo bene i numeri in maniera che voi li possiate vedere, anche se forse li vedete al contrario, ma pazienza. Mettiamo una pallina e mettiamo anche i nostri anelli, così quando giochiamo abbiamo tutto il materiale che ci serve per fare questo bellissimo gioco. Naturalmente, se il tempo è brutto si può giocare in casa, ma se splende il sole, come mi sembra di vedere adesso dalla finestra della mia cucina, con questo gioco si può giocare anche nel cortile, in un prato, con gli amici e sarà assai divertente. Ciao bimbi, buon divertimento!
Un bacio a tutti!